Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video molto breve, ma era solo per presentarvi come faccio ogni anno la mia serra. Allora, ieri ho tolto dall'appartamentino, se mi seguite su Instagram l'avrete già visto, tutte le piante che ho fatto da febbraio a oggi, anzi da fine gennaio a oggi, e questo è il risultato. Le ho messe qui in serra perché le giornate si sono allungate, quindi non ho più bisogno della luce artificiale e godono insomma della luce solare, quella naturale, che è la cosa migliore alla fin fine. Bene, questa è soltanto una parte perché qualcosa l'ho già messa nell'orto, dopo vi porto, vi faccio vedere. Successi, insuccessi. Quest'anno è andato tutto abbastanza bene. Ciò che mi ha veramente dato fastidio, nel mio piccolo, è che non ho avuto fortuna con le melanzane. Sono partito tardi, ho fatto un errore di valutazione, avrei dovuto metterle al pari dei peperoni a fine gennaio, invece le ho messe a marzo e non ho avuto la fortuna che speravo. Questi pallini qua. Vedrete il video probabilmente fra qualche giorno. Questi pallini qua è il concime solabiolo che ho dato l'altro ieri. Ho iniziato il video, volevo farvi vedere quando era il momento di dare il concime. Il solabiolo è a rapido effetto, quindi i risultati li vediamo in poco tempo. Vedo già a distanza di un paio di giorni già i primi risultati, ma ve ne parlo poi nell'altro video. Ho dato il concime dappertutto, praticamente a tutte le piantine che hanno un paio di settimane di vita almeno, perché tanto poi alla fine il substrato termina le sue sostanze organiche, quindi bisogna integrarle. Queste sono le fragole che mi stanno dando una grande soddisfazione quest'anno. Tra un po' dovrò trapiantarle, separarle quindi, metterle in vasetti singoli e poi metterle nel terreno quando sarà il momento, penso nel giro di 3-4 settimane. Peperoni, questi sono i primi che ho seminato, come vedete stanno crescendo lentamente ma crescono. Qui abbiamo un po' di spinaci che è tempo di mettere nell'orto perché stanno cominciando a soffrire, qui negli alveoli un po' troppo piccoli. Pomodori stanno andando abbastanza bene, ne ho fatti tantissimi, forse più di quelli che mi servono. Melanzane, come vi dicevo, non c'è verso, quest'anno le dovrò comprare. Mais ho deciso di farne un po' di più, molto di più, perché lo farò seccare se mi vengono le pannocchie e le darò poi alle galline una volta che sarà macinato. Visto quello che costa adesso il mangime, un sacco da 25 kg biologico è passato dai 10 ai 15 euro, quindi è improponibile. Ho iniziato a mettere le prime zucchine, che sono già molto belle, guardate, stanno cominciando a fare la seconda coppia di foglie, quindi queste tra un po' le dovrò trapiantare. Il basilico quest'anno mi sta dando grandi soddisfazioni, finalmente sono riuscito a farlo. È una coltivazione molto lunga, se dovete farlo cominciate a gennaio perché è davvero molto molto lunga e richiede parecchia temperatura di germinazione. Qui ho ancora pomodori, come vedete ne ho d'avanzo. Ho fatto sia quelli a crescita determinata che quelli a crescita indeterminata. In pratica ho fatto Rio Grande e Siccagno che restano piccolini, restano a cespuglio, e poi ho fatto quelli che vengono subito a incannare. Qui, come vi dicevo, vedete, melanzane vuoto completamente, qui me ne è venuta fuori una. Quest'anno va così. Ecco, qui per la prima volta ho seminato i fiori dal nasturzio, tagete, girasole, girasole, nasturzio, insomma anche queste. Ho iniziato il video e infatti lo devo terminare. Mi ero ripromesso di terminarlo ai primi germogli, ma questi vengono su veramente molto velocemente. Girasoli sono per mia moglie, so che mi sta ascoltando e quindi sono per lei. Bene, abbiamo poi ancora meloni, lattuga. Ho fatto un plateau da 128 alveoli solo di lattuga dei vari formati, varie tipologie. Le ho trapiantate ieri nell'orto, dopo vi faccio vedere. Ho già iniziato a mettere il cavolo cappuccio, che ora, queste le ho messe il 1º marzo, le piantine sono già molto belle, eccole qui. Spinaci, ora di metterle a terra. Anguria di due tipi, la Sugar Baby che è molto buona, rimane piccolina. Ecco qui, ho messo ancora melanzane, niente, non ci sono. Mais, cetrioli che anche quelli stanno soffrendo un po', ma li ho messi il 5 di aprile, oggi siamo al 15 di aprile, quindi 10 giorni, insomma, è ancora presto. Nasturzio, melone. Questa è l'ultima semina che ho fatto del 10 di aprile. Qui ho riprovato ancora con le melanzane, ma ormai è tardi. Zucchine, meloni, cetrioli, melanzane, angurie. Qui sono degli esperimenti che avevo fatto. Mi ero ripromesso di fare poi il video e mi sa che lo finisco. Avevo provato il terriccio del semenzaio, il terriccio di media qualità, il compost e il terriccio scarso. Finisco il video e lo posto nei prossimi giorni.
Questi sono i primi peperoni che avevo fatto, li avevo già trapiantati singolarmente nei vasetti e mi stanno dando grande soddisfazione. Guardate quelli, sono alti praticamente un 15 centimetri, molto belli. E li avevo messi direttamente nel compost. Qui ho il basilico che mi sta soffrendo, era quello acquistato, avevo fatto il video sul basilico, poi l'ho trapiantato e sta soffrendo un po'. Qui abbiamo ancora peperoncini e peperoni e ovviamente i pomodori, pomodori che ho già trapiantato singolarmente. Questa è la semina che ho fatto ieri, ho fatto soltanto mais, tutto mais, come vi dicevo sto cercando di fare mais. Qua abbiamo ancora peperoni, anche questo è molto bello, molto alto, è già quasi pronto per metterlo a terra, ma il tempo fuori ancora non permette. Qui abbiamo ancora un po' di pomodori, cuori di bue, anche questa è molto bella, guardate che bella piantina. In genere quest'anno i pomodori mi stanno venendo abbastanza bene, peperoni anche, peperoncini anche. Qua sotto è la semina che ho fatto ieri. Ho fagioli e fagiolini, li semino negli alveoli perché mi vengono meglio. Io ho visto che nel giro di una settimana cominciano a spuntare, nel giro di 2 settimane poi li metto direttamente nell'orto. Vi faccio vedere anche quello. Ci spostiamo nell'orto e vediamo un attimino quello che ho fatto finora. Ecco, queste sono le lattughe che ho trapiantato ieri, sono una parte, eccole qui. Ci spostiamo piano piano, le ho messe ieri, poi ho dato una fiata, ma sotto il compost era ancora umido. La fortuna di questo compost, ma come tutti i compost, è che sotto rimane umido, qui ne ho messe altre. Queste invece sono quelle che ho seminato, mi avvicino, se vedete, questa l'ho seminata il 26 di marzo, eccole qui. Poi verranno diradate. Se becco Dan, chi è che viene a fare i suoi bisogni qui nel compost, gli taglio la coda, dirlo agli altri. Ah, caro mio, bisogna essere duri. Queste sono le prime che avevo trapiantato, le avevo seminate il 24 di febbraio, erano diventate grandi così. Tenete conto, comunque la notte qui ancora è freschetto, quindi vedremo i danni sui fagiolini. Questi sono i borlotti, tutti i borlotti, ho fatto un cassone intero. Qui ho lasciato due piante di cavolo nero per i fiori, per le api, tra un po' le toglierò. Questi sono gli ultimi che ho trapiantato ieri, questi sono invece della scorsa settimana, questi vanno abbastanza bene, non stanno soffrendo. Ecco qua, avevo del radicchio, l'ho trapiantato da una parte all'altra, ha sofferto un po', ma piano piano. Questi fagiolini li ho trapiantati la settimana scorsa, questi invece mi si erano allungati un po' troppo, si erano filati, li avevo messi nel terreno, il freddo li sta rovinando irrimediabilmente. Purtroppo, quindi li ho riseminati. Di queste piante una buona metà morirà perché la notte ancora fa freddo. Qui ho seminato della lattuga il 26 di marzo al pari dell'altra, anche questa sta venendo su abbastanza bene. Anche lì, guardate qua. Quella dovrebbe essere il resto di una coltura che c'era qui lo scorso anno. Avevo messo del compost sopra, si vede che è rigettato, mentre quella invece è erbaccia che bisogna togliere, bisogna starci dietro. Ecco, vedete qua, il bello del compost sopra è che le erbe che vengono fuori si tolgono. Se ci si sta dietro rimane abbastanza pulito, insomma. Ho messo i fagiolini, ma niente, non vengono neanche i borlotti, per questo li metto così nel semenzaio. Bene, è tutto. Sto aspettando che vengano fuori le fave. E siamo molto in ritardo, ci vuole tempo. Qui vi mostro le righe che ho fatto per i pomodori, sono tre. Poi, una volta tagliate le fave, stenderò del cippato al centro, così da dividerle e da evitare che mi vengano fuori le erbacce. Bene, dai, è tutto. Volevo solo farvi vedere un po' lo stato del mio semenzaio e del mio orto qui ad aprile. Spero di fare un video al mese, così almeno vi tengo aggiornati. Se vi può essere di spunto su qualche cosa, mi fa piacere. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo e se vi fa piacere iscrivetevi al canale e lasciate un like. Buona giornata.